discorso. Faccio una... Sì. Innanzitutto vi ringrazio per essere qua. Oggi comincia ufficialmente, diciamo, la stagione 2013-2014. A tavola abbiamo seduto chiaramente il presidente Pietro Porro, il signor Ugo Facenda, che è il presidente dell'azienda per il turismo altipiano di Pinè e Val di Sembra, il responsabile poi della location in cui verrà svolto il ritiro in Trentino. Vabbè, i giocatori, partendo da Ambrosini, Fontario, Ardito e il nuovo acquisto Edoardo De Fendi. Farò una breve introduzione al presidente, lascio subito la parola. Ah, scusate, dimenticavo Paolo Viganò, avendo avuto a che fare in queste due settimane ogni giorno, mi è sfuggito, che sarà un nuovo coordinatore societario, poi vi illustrerà anche lui i suoi compiti. E lascio subito la parola al presidente Pietro. Sì, velocemente, allora, è iniziata la nuova stagione, che è soltanto il discorso di una stagione sportiva. In effetti poi non ci siamo mai fermati né come impegni societari né come impegni sportivi. Diciamo che mi piace pensare alla nuova stagione, ma in effetti è sempre il calcio Como che continua la sua vita. Quest'anno vorremmo, è come tutti gli anni, quindi non cambiano molto i progetti che abbiamo detto già un anno e mezzo fa, quando tutta la società o tutti i rappresentanti della società sono entrati nel calcio Como. E anche quest'anno sarà un anno di consolidamento spero comunque sia, stiamo cercando un anno di crescita sia a livello sociale che a livello di squadra. Le varie scelte, tanto quelle che voi avete visto durante l'anno, la scelta è sempre quella di creare un gruppo unito a livello sportivo, creare un gruppo unito, creare delle sostanziali certezze anche per il futuro. E infatti, cioè, forse per il primo anno dopo un po' di anni, ci ritroviamo comunque sia con una dose di giocatori, 7-9 giocatori che hanno già giocato anche l'anno scorso da noi, alcuni nuovi giocatori che abbiamo preso quest'anno. Abbiamo pensato di comunque se di fare anche dei progetti biennali, quindi non è soltanto un discorso di prestito per un anno e poi vediamo, ci sono alcune logiche che vanno oltre l'anno. Vorremmo che quest'anno il calcio Como ridiventi comunque sia un punto di riferimento per la cittadinanza. Io ogni tanto dico che questo è l'anno zero, nel senso era già l'anno scorso l'anno zero, però insomma non sono cambiati i progetti, ma mi piacerebbe coinvolgere molto di più anche la città, i tifosi, le istituzioni stesse, speriamo anche gli imprenditori e tutto quanto. Per quanto riguarda il discorso sportivo, velocemente, perché magari penso qualcuno avrà qualche domanda, ripeto, è sempre lo stesso progetto di sempre, quindi il concetto di un equilibrio tra giovani e vabbè, calciatori giovani, i calciatori meno giovani. Come al solito, durante questo periodo siamo andati a cercare dei ragazzi giovani, quindi, che arrivano dalle primavere e delle squadre abbastanza blasonate, quindi abbiamo cercato di comunque di concentrarci su questo, anche perché con le nuove regolamentazioni è ancora più importante stare attenti a un discorso di giovani e tutto il resto. Poi dopo, ripeto, andando avanti sul mercato, andando avanti col tempo, molto probabilmente qualche colpo ancora prima di agosto o magari adesso fino ad agosto, magari lo faremo ancora. Però direi che oggi, tra oggi e domani sarà definito direi al 99% tutta la squadra. Chi non c'è qua, che sono i due direttori, il direttore sportivo, cioè Dolci e Gibellini, stanno ancora lavorando in Milano. Che dire? Quindi io ripeto, il progetto sportivo va avanti come sempre. Mentre invece per quanto riguarda, ripeto, il progetto societario, non ci sono grandi cambiamenti, sebbene le varie voci una cosa o l'altra. Continuiamo come abbiamo sempre continuato, ci sono tre progetti importantissimi, uno l'avete visto forse entrando, che dopo 17 anni abbiamo rifatto lo stadio, cioè abbiamo fatto il manto del Senigallia, forse non era importante prima, non lo so, sono su 17 forse più. Questa è l'ultima volta che è stato rifatto completamente, forse 17 anni fa. Poi va bene varie cose. Quindi, e lì siamo partiti da ristrutturare i nostri metodi dove lavoriamo più giù.
Ci sarà una nuova campagna abbonamenti che sarà legata comunque sia, quantomeno sarà una filosofia di coinvolgere i tifosi anche con la famiglia, con gli amici, a costi abbastanza sostenibili, quindi c'è un bel progetto in mente. Vabbè, c'è il solito discorso di Orsolini, che verranno ultimati i lavori sul discorso del campo sintetico, e poi vabbè, c'è un discorso dello staff tecnico che si allarga con una grande professionalità, che è quella che poi abbiamo sempre voluto avere e, ripeto, consolidare e crescere di anno in anno. Quest'anno abbiamo chiesto la collaborazione di Paolo Viganò, che arriva da 10 anni dell'Inter, sia sotto il punto di vista marketing e comunicazione, ma non è quello il punto fondamentale, è proprio anche come sarà il coordinatore, il nostro coordinatore di tutte le nostre attività. Quindi ci siamo arricchiti di un'esperienza importante e che arriva dalla Serie A, quindi da qualche esperienza anche molto importante della nostra Serie A. Non sarà l'unica persona che cercheremo di portare nello stato di calcio buono per cercare di dare professionalità. Da qui vuole partire la società, quindi sono importantissimi i giocatori, sono importantissime le motivazioni. È importante anche che dietro la società diventi sempre più sana e che continui a fare sempre di più. Due punti velocissimi, perché poi dopo lascio la parola a Paolo Viganò. Due punti abbastanza importanti, reputo importante fare soltanto una precisazione, perché è importante farla. Sicuramente per quanto riguarda il nostro impegno nei confronti del compianto organovo, sarà duraturo nel tempo e sarà qualcosa di serio, quindi non abbiamo fatto grandi programmi come magari fatto qualcun altro. C'è un amichevole che molto probabilmente diventerà un problema triangolare, stiamo parlando con Fiorentina e con Milan, però vorremmo, abbiamo un po' di progetti che non siano dei progetti, adesso è importante chiaramente ricordarlo, in questo momento solo ricordano tutti, poi bisogna però creare degli eventi che siano duraturi nel tempo. Organovo per noi è stato molto importante, forse hanno avuto una bellissima idea sull'intestazione della piazza e noi stiamo facendo pressione, anche se non ce n'è bisogno, perché è stata subito gradita, stiamo facendo pressione nelle istituzioni per cercare di nominare la piazza della Stefano Organovo, se bene qualche cavillo burocratico c'è, ma non sarà soltanto, non ci fermeremo qua, ci sono diverse idee, l'intenzione è, ripeto, di creare qualcosa che duri nel tempo, non ricordo adesso di fare una partita amichevole o qualcosa, quindi qualcosa che duri nel tempo, mi ricordo di un grande giocatore e tra virgolette anche di un grande uomo. Partiamo per il ritiro, adesso lascio la parola a Paolo, partiamo per il ritiro ancora in Trentino, qualcuno ha un po' di critiche perché non siamo stati sul territorio, il Trentino ci ha aperto le porte. Quindi esistendo al tavolo di soggiorno ci hanno aperto le porte, ci hanno ospitato già da subito con una grande passione che forse non abbiamo trovato, questa per dire la verità, non abbiamo trovato nelle nostre organizzazioni e quindi abbiamo scelto proprio il secondo anno andare in Trentino e molto probabilmente sarà anche qualcosa che continuerà in futuro, perché insomma, c'è una bella collaborazione, ci sono delle bellissime strutture sportive. E quindi abbiamo deciso che partiamo poi domenica mattina e per 14 giorni saremo solo a fare 20 ore. Adesso la sua parola a Paolo, che sarà per la sua sue domande insieme a te. Io voglio cogliere l'occasione per ringraziare il presidente Flavio Foti e tutto il consiglio di amministrazione, perché l'incontro, che forse la prima volta è stata casuale attraverso amicizie comune, già dalla seconda volta è diventato un rapporto operativo. Per quale motivo? Io quando è terminata la mia esperienza all'Inter ho pensato di poter mettere questa mia esperienza a disposizione di club che avessero voglia di crescere, essere un progetto per crescere. Io quando ho incontrato loro, ve lo dico sinceramente, tra i tanti club con i quali ho parlato, ho trovato innanzitutto una grande serietà, una grande voglia di fare le cose senza vendere delle illusioni, ma di fare passo passo delle operazioni importanti che possono dare una certezza
alla società, quindi a chi, questa a chi porta la gioia a questa società, quindi alla gente, ai tifosi, alla città, alla storia del club, che questa è una storia importante. E in loro ho trovato queste certezze, sono imprenditori di Como, del territorio, che hanno un grande rispetto di quella che è stata la storia della società e quello che vuole essere il futuro della società. Non credo che parleremo mai noi all'interno, verso di voi, di cose che non siano realizzabili. Infatti la prima cosa che ho detto loro è: se da me volete un progetto che faccio da casa mia, ne posso fare 100, ma a me questo tipo di lavoro non mi interessa. Io voglio venire a Como tutti i giorni, stare in società, conoscere le persone, mettermi a disposizione, da coordinare il magazzino ad aiutare loro se hanno bisogno di qualche cosa, io ci sono. E mi auguro, la mia voglia è questa, di realizzare con loro delle belle cose. E la mia esperienza mi permette di poter dire che quando una società ha delle basi solide, comunque, con tutte le incognite che ha lo sport e il calcio soprattutto, la squadra ne ha dei benefici. E quindi l'idea è questa: c'è tanto da fare, ma quello che vogliamo fare è un passo per volta fatto bene. Oggi avremmo potuto presentarvi la campagna abbonamenti senza nessun problema, abbiamo già lo slogan, abbiamo anche già una formula che crediamo possa essere interessante. Ma il girone sarà da 16 o 17. Una partita fa la differenza anche nel portafoglio di un tifoso. E quindi noi prima vogliamo aspettare di avere tutte le cose per bene per poi presentare quella che sarà la campagna abbonamento. E ripeto, l'idea è quella che questo diventi uno stadio, possa diventare o tornare ad essere, come è stato per tanto tempo nella storia, uno stadio di amici, gente che possa andare, riconoscersi e stare insieme. Prima, durante la partita e anche dopo. Credo che Como abbia un vantaggio enorme rispetto ad altre piazze, che è voluto dire calcistiche, cioè che ha un brand, un appeal, un fascino in Italia e anche fuori Italia incredibile. I pochi contatti che abbiamo avuto insieme in questo periodo ci hanno sempre detto: ah, Como, dico sì. E io ho sempre detto: guardate, questo è uno stadio dove un grande giornalista come Gianni Brera scrisse che era difficile riuscire a guardare e a raccontare la partita, perché l'occhio andava al di là dell'avvenimento agonistico per la bellezza che c'era attorno. Queste sono cose che ovviamente io mi rendo conto che magari interessano fino a un certo punto i tifosi, perché i tifosi vogliono impegno, volontà, orgoglio, risultato, senso di appartenenza, però queste sono cose importanti per la società, per avere quella benzina per poi regalare una squadra che abbia orgoglio, organizzazione, risultati e vittorie. Quindi questo è quello che vi propongo di fare. Sarò a vostra completa disposizione. Per quanto riguarda i giornalisti, il riferimento sarà sempre Lele Palimento, che conosce Como sicuramente meglio di me, e io ho un grande rispetto per la storia, quindi non voglio mettermi davanti alla storia, però io sono a vostra disposizione per creare qualcosa insieme. Credo che si possa fare. E credo che adesso il primo passaggio, perché poi bisogna giocare con il segno di vecchi, sia quello di passare la parola al dottor Faccenda, che è il presidente della PT, perché un ritiro è una cosa importante, la squadra ha voglia di andare in ritiro e avrà a disposizione delle strutture per fare un buonissimo ritiro. Ci saranno 3 amichevoli, le date sono quasi definite, che sono 19, 20 o 21 e 25. Le squadre, le prime 2 squadre saranno una rappresentativa locale, mentre poi il secondo avversario sarà una società del territorio che si chiama Berna, la terza, il 25, è un'amichevole ma con un piccolo fascino internazionale, perché è una rappresentativa di giovani calciatori brasiliani che sta facendo un lavoro in Italia e che affronterà il Como. Poi da rientro a Orsenigo il programma ovviamente vi sarà comunicato. Quindi collegare un po' il calciatore dei tempi che fu della Serie A, della Serie B, sempre a questo calciatore. E ci provo, e provo sempre a trovare dei collaboratori che hanno fatto anche un po' di storia. Infatti a Simon Barge abbiamo affiancato il profilo Sguazzaro, che è sempre stato nel calciatore. È una figura che aiuterà Simon sicuramente a
perfezionare, a dare i suoi consigli nella usata, però ripeto, è qualcosa che ho voluto fortemente io, ma non per altro, mi piace cercare di riportare quella mentalità vincente o quello stile che difficilmente si trova nel calcio di oggi tutto il giorno, riportando magari qualche persona che il calcio Como l'ha vissuto a livelli altissimi. Sguazzaro, dalle prime volte, secondo me è molto particolare come persona, le prime volte ci ha guardato un po' con fare sospetto, sì. E poi hanno cominciato a brillare gli occhi un po' come tutti quanti che ritornano a Como, e quindi faremo una collaborazione con lui. Ci sono altri due progetti su qualche persona importante, soprattutto sul settore giovanile, però vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quindi la volontà è comunque sia di avere come società, di avere delle persone giovani che siano motivate, che provino anche a fare qualcosa di diverso, affiancando a persone che hanno comunque sia la competenza e l'esperienza del campo o comunque sia dell'organizzazione. Non è facile, perché comunque sia non è facile, però ripeto, è un percorso di crescita e di consolidamento. Quindi quest'anno, ripeto, arriva Paolo con l'esperienza, arriva Simone che è un giovane, arriva Sguazzaro, stiamo facendo a livello di organizzazione di team qualcosa che abbia un senso concreto, che dia concretezza e serietà come praticamente su tutta la società. Beh, la palla adesso passa a chi poi deve giocare. Chi inizia? Parti tu, sì, Vabbè, innanzitutto ben ritrovati per l'ennesimo anno. È sempre bello indossare per la prima volta la maglia del Como. Ogni anno è un'azione molto molto piacevole. E io ricordo quando sono venuto qua per la prima volta a Como 14 anni fa, ero un ragazzo di 22 anni e sentivo l'importanza di questa maglia, l'orgoglio di indossarla. Devo dire che a distanza comunque di tanti anni, di tante esperienze e di piazze anche altrettanto importanti che ho fatto, è sempre questo orgoglio, questa emozione è la stessa di 14 anni fa. Spero che questi sentimenti li provano anche i nuovi arrivati, perché comunque penso che sia una cosa fondamentale per riuscire poi a dar tutto per una maglia, per una piazza, per una società. Spero che, a parte il bello o non bello di ognuno, può avere i propri gusti, sia una maglia che verrà ricordata negli anni, perché vorrà dire che avremo fatto qualcosa di importante quest'anno. Quindi la mia speranza è soprattutto questa. No, potete, cioè, vuol dire, siete più bravi a fare domande. Sono mirate su di lui più che sul Como, quindi forse conviene far parlare tutti, poi magari. Io sono arrivato da poco e sono orgoglioso e veramente felice di questa opportunità. Ho una gran voglia di riscattarmi dopo una stagione difficile, penso che sia la piazza giusta e il luogo giusto dove poter esprimere le mie qualità. E spero di... Io prometto il massimo impegno da domenica fino all'ultima giornata di campionato, perché è una cosa che fa parte di me e sempre lo farò. Poi spero che i fatti siano dalla mia parte e saremo tutti felici con te. Ci riepiloghi un attimo quello che hai fatto finora e quali sono le tue caratteristiche? Allora, sono stato nel giovanile a Brescia, sono arrivato a 16 anni e poi due anni fa sono andato in prestito prima a Salò e poi l'anno scorso a San Marino. Sono attaccante, anche se mi chiamo Defendi, però spero di fare tanti gol e crescere insieme alla società e insieme al gruppo e raggiungere traguardi importanti. Un modo di essere in campo contro il Como in questi anni? Non ho capito. Cos'hai già avuto modo di incontrare il Como? Ho giocato l'anno scorso qui allo stadio, la prima giornata, e è stata felice per il Como e non per il San Marino.
poi ce l'hanno restituita, quindi non c'è problema. Era in campo quella di Ucraina? Sì, era in campo. Sei un attaccante come? Sono un attaccante... Mi piace attaccare la profondità, mi piace stare in area di rigore, come un po' tutti gli attaccanti. E poi sarà a disposizione del mister per qualsiasi cosa. Passiamo quasi. Buongiorno a tutti. Quello che mi sento di dire io è magari fare una promessa, anche se nel calcio poi le promesse c'è sempre un po' su chi va a fare, però quello che posso promettere io, oltre l'impegno in campo e fuori, è quello insieme a noi ragazzi che siamo qui da qualche anno in più, è di far capire ai ragazzi nuovi che arriveranno, che sono arrivati in una società che è stata gloriosa, che comunque vuole tornare a esserlo, e come ha detto il Presidente, come ha detto anche signor Paolo, c'è la volontà di tutti, per cui chi arriverà a Como sarà anche compito soprattutto nostro, di quelli un pochino più meno giovani, come ci espressa, a fargli capire dove sono arrivati, una società che vuole fare le cose per bene, vuole puntare a traguardi importanti. Poi tutto quello che sarà dopo è la conseguenza. Però questa è una cosa che volevo dire da qui a più tempo. Pensavo, deve essere difficoltoso far capire alla gente dove sono arrivati, visto che tutti si propongono come primo obiettivo quello di spiegare. Comunque, il nostro vestito? Sì, no, volevo chiedere, Simone, quarto anno? Questo sì, è il quarto anno, a parte due anni fa che sono andato in prestito a Frosinone, però questo è il mio terzo anno comunque nella famiglia Como, e vedo l'ora di iniziare. Io volevo salutare tutti quanti, darvi il benvenuto ai nuovi compagni, a tutti voi. Sicuramente quello che già hanno espresso i miei compagni, capitano in particolare, è quello che tutti noi pensiamo, perché si spera sempre di creare una bella squadra come gruppo e di fare un'ottima annata. Io spero di farla a maggior ragione, perché vorrei ricordare in quanto mio ex allenatore e selezionatore Burgonovo, quindi se riuscissimo a ottenere qualcosa di importante quest'anno mi farebbe molto piacere per poterlo dedicare. Tutto qui. Quindi se non altro abbiamo un motivo in più per lottare quest'anno. Io vi voglio solo chiudere dicendo questo, che quando ho incontrato giù i ragazzi mi sono permesso di dire a loro solo una cosa. Io gli ho detto, io vi romperò le scatole non per quello che dovete fare in campo, perché non è il mio compito, ma per quello che voglio fare con loro fuori dal campo. Io credo che una squadra e dei giocatori devono poter vivere anche la città. Ieri abbiamo fatto una riunione con Samuele Robbioni, che come sapete collabora con il calcio Como da un po' di tempo, e abbiamo programmato delle cose. Io credo che una squadra debba vivere una città e la città debba vivere la squadra. Loro sono i protagonisti, non siamo certo noi siamo, io mi considero di servizio, cioè oggi mi vedete qua perché lui mi ha spinto, perché a me piace stare dietro, magari non mi vedrete mai. Però loro dovranno andare a incontrare la città, a partecipare agli avvenimenti più importanti che Como realizza, a incontrare i giovani, a incontrare i tifosi di oggi e i tifosi anche di domani. Questa è sicuramente una delle prime cose che vogliamo realizzare partendo da settembre, quando riaprono la scuola, da quando le associazioni aiutano le persone che hanno più bisogno e iniziano ad avviare le operazioni, diciamo, della nuova stagione anche loro. Io a loro chiederò questo, poi tutto il resto me lo chiederà il presidente, l'allenatore, il preparatore atletico. Io vorrò vivere insieme a loro, ma soprattutto dare a loro e alla città contemporaneamente la possibilità di conoscersi, di stare insieme, perché secondo me questa è una cosa fondamentale. Ecco, poi magari ne riparleremo successivamente. Senza intervista. Più approfonditamente. Però tanto per capire, 8 anni.
ufficio stampa dell'Inter, sì. Capo ufficio stampa, adesso il ruolo esattamente qual era? Direttore della comunicazione. Direttore comunicazione. Qui, anche per spiegare bene alla gente qual è la funzione precisa, coordinatore, ma quindi è un'altra cosa, è anche quella cosa che... Allora, quando sei in una società come l'Inter hai tante divisioni, okay. Ovviamente, e quindi io per 8 anni mi sono occupato di quella cosa, della comunicazione, dell'ufficio stampa, del rapporto con il mondo. Non ho fatto solo quello era il mio titolo, ovviamente. Ho imparato, dico sinceramente, a organizzare quello che può essere il lavoro di una società, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista commerciale, del marketing, dell'organizzazione interna. Voi tutti sapete che la comunicazione interna è quasi più importante della comunicazione esterna, perché se una società non dialoga tra le varie componenti, una società di calcio ha 1000 componenti che vanno dal magazziniere alla segreteria, alla presidenza, agli allenatori, non riesce a trasmettere all'esterno quello che è, quello che sta realmente facendo. Quindi io farò il responsabile coordinativo di tutto ciò che non è tecnico, nel senso, quindi rapporto con voi se avete bisogno, con i media, rapporto con gli sponsor, ricerca di nuove iniziative sociali, sviluppo di determinati programmi di comunicazione o marketing. Io sarò la figura che farà il collegamento a quello che noi progettiamo, a quello che la proprietà vuole, e fare un po' anche da collante, perché loro non fanno solo calcio. Non abbiamo un presidente o un vicepresidente o dei consiglieri che fanno calcio a tempo pieno, sono imprenditori che possono fare calcio perché hanno altre attività, e quindi è vero che noi gli rubiamo, tra virgolette, molto tempo al loro lavoro, perché io tutte le sere busso alle 19 al suo ufficio e mi dice ancora qua, eh sì, perché dobbiamo affrontare delle cose, oppure lui mi chiama, però io voglio fare anche un po' di raccordo, essere anche un po' per chi lavora nel calcio Como in mezzo per dialogare anche con loro, per poi realizzare concretamente i progetti, perché sennò i progetti rischiano di restare un po' a galla, come si suol dire, mentre noi vogliamo realizzarli. Quindi non so dirti il ruolo, non mi piacciono i titoli, devo dirti la verità, cioè non li amo. Ma non per il titolo, proprio per spiegare. Spiegare, quindi di fare un coordinamento, andare a incontrare, realizzare progetti di comunicazione, di marketing, di commerciale, di trovare aziende che vogliono abbinarsi al Como, e quindi trovando aziende che si abbinano al Como vuol dire dare solidità al Como e dare forza alla squadra. Si va dai cambi merci alle sponsorizzazioni, siamo aperti a tutti, partiamo dal territorio ma non ci fermeremo al territorio, se il territorio risponderà saremo ben felici di trovare delle cose per il Como, però il Como deve andare avanti, quindi noi cercheremo delle cose sempre nel rispetto di una mano, di uno stemma, di una storia, che possano dare solidità all'azienda comune. Calcio si divide tra chi va in campo, e quindi la prima squadra, il settore giovanile, i primi calci, la formazione dei ragazzini, e poi un'azienda. Per far funzionare tutto questo hai bisogno di un'azienda, piccolo o grande che sia, hai bisogno di un'azienda. Anche chi può investire tanti soldi nel calcio, perché ne ha tanti di suo, sotto deve avere una base, senza base. Che era un signore con il quale ho avuto il piacere di lavorare, che abitava qua nella vostra zona, che mi diceva: Paolo, se non facciamo una riunione tutte le mattine non vinciamo domenica. E non parlava con me di schemi, ovviamente. Io ho allungato di 10 km sostanzialmente, sono sempre stato qua, ho vissuto più qua che a Milano praticamente. Forse anche per quello che sono venuto, credo che sia la mia, sia stata una scelta da una parte di testa, perché mi sono piaciuto molto, però ho preso anche di qua, ho iniziato a respirare un'aria insomma a me abbastanza familiare, qualche volta quando dovevo pulirmi la testa dei casini che c'erano in zona Piano Gentile, vi devo confessare che un giro qua me lo facevo più che volentieri, magari con la mia bicicletta o di corsa per rigenerarmi un attimo. Quindi è stato uno dei motivi per i quali ci siamo anche incrociati. Presidente, voglio chiedere, torniamo alla conferenza dell'anno scorso. Alla? Conferenza dell'anno scorso. Avete promesso continuità di progetto, ci abbiamo qua Andrea, Cesare, Simone, confermato.
avevi detto salvezza, confermata. Cosa voglio sapere quest'anno, cosa vuoi a me dice i playoff, poi no, la scena lui non lo so, però voi che avete detto playoff a novembre e io ho detto di no, poi dopo l'ho detto dopo. Cosa di nuovo vogliamo sapere quest'anno, dove, la barca dove arriva? È lo stesso, sono le stesse parole che dico ormai da due anni. Primo anno ci salviamo, il secondo ci proviamo, il terzo ci dobbiamo dare. Questo è l'anno in cui ci dobbiamo provare. Ci sono mille motivazioni per cui ci dobbiamo provare e ho la strana impressione che stiamo lavorando bene all'inizio. Ripeto, l'individuale hai detto tu, abbiamo nove giocatori che sono gli stessi giocatori da un po' di anni, una cosa o l'altra. Quest'anno è anche abbastanza, tra virgolette, facile, perché comunque se non ci sono retrocessioni, non abbiamo delle grandi paure, quindi magari giochi anche con un po' meno di tensione. E l'obiettivo è arrivare chiaramente ai playoff, questo è poco sicuro, anche perché è un obiettivo assolutamente a nostra portata. E comunque se avendo 8 squadre nel territorio, ci dobbiamo per forza arrivare. Lo considererei comunque sia, ma anche in base a quello che ho detto io, una sconfitta il fatto di non arrivarci, come dicevo che era una sconfitta se non ci saremmo salvati. Quindi continuo a dire quello che ho detto due anni fa. Un anno ci salviamo e ci siamo salvati. Secondo anno, eh? A lui. Secondo anno ci dobbiamo provare. Il provare non è arrivare lì, per arrivare undicesimo, provare è provare andare a fare prova, quindi andare dentro nei playoff. Poi nei playoff è tutta una cosa un po' particolare. Però ci abbiamo ancora tanti di quei mesi davanti e vedere talmente tanti cambiamenti. La cosa che mi piace è che quest'anno, ripeto, c'è un gruppo di ragazzi che sono, tra virgolette, quelli più anziani, nel senso quelli che hanno già, era già per l'anno scorso e qualcuno ha ancora più anni, che hanno, mi sembra che abbiano una grande voglia. Si aggiungono alla nostra rosa dei giocatori di alto livello, comunque sia. C'è una crescita, chiaramente, che non è visibile sotto il punto di vista sportivo. C'è una crescita dietro della società che dà delle basi importanti, comunque sia la sicurezza, che secondo me riesce ancora più ad amalgamare la società stessa, quindi anche a livello sportivo, ripeto, gli obiettivi sono quelli, io ci credo, come c'è sempre molto. Senti, invece un quarto d'ora fa, non un anno fa, hai detto che il 99% della squadra sarà fatto per andare in ritiro, quindi per dopo domani. Sì, 99%, sì. 99%. È il solito discorso, adesso mi viene da ridere, so, sembra che faccio lezioni di mercato e che non è sicuramente il mio ambito più portare. Parleremo di trasporti, potrei tenerli qua 4 ore, mentre invece il mercato non sono così bravo. Fatto sta che volevo chiarire un po' anche a tutti quanti, ed è importante. Innanzitutto il mercato si apre a luglio, quindi qualcuno che dice cacchio al 28 di giugno abbiamo comprato ancora i giocatori, non è possibile comprarli perché era fisicamente impossibile. Quindi chi ha detto il Como non si sta muovendo, a parte non era assolutamente vero perché non ti muovi il 28 di giugno, ti muovi durante l'anno, perché il fatto che sia qua Defendi o che ci sia qualche altro giocatore, non è che Defendi l'abbiamo conosciuto l'altro ieri, Defendi era già nei nostri, è già un osservato speciale. Quindi non è che alla fine vediamo cosa c'è sul mercato, assolutamente no, è durante l'anno che si lavora. Quindi questo è il concetto del 28 di giugno o meno. Poi ci sono alcune cose che riesci a chiudere velocemente, altre che non riesci a chiudere perché comunque sia il fattore economico, l'ho detto già prima volta, non è infinito, quindi per cui per noi è importante. E quindi questa è la prima fase. Questa prima fase va sicuramente sull'importanza dei giocatori che hanno già visto e sull'importanza perché questa è la categoria purtroppo o per fortuna dei giovani, sul discorso delle primavere delle nostre squadre, quindi si deve andare a prendere i migliori giocatori delle prime squadre, tra cui i nostri due portieri che sono sì giovani ma comunque si sono considerati nei primi tre portieri, per non togliere né a uno né a Malgrati né a Crispino la posizione, sono considerati i primi tre portieri della primavera, quindi intanto questa è la verità. Quindi il primo lavoro è stato quello fatto da Gibellini e da Dolce, è stato fatto sul discorso dei giochi. Poi sicuramente ci sarà qualcosa che arriverà in questi giorni, stiamo chiedendo qualche altra occasione, qualche altro ragazzo. Ecco, stiamo parlando appunto di come partirà la squadra, al di là dei nomi che abbiamo fatto, per cui lui, però
tra ieri e l'altro ieri sono saltati fuori un altro paio di nomi, sì, i giocatori, Panatti, ieri un altro difensore. Sì, c'è Panatti, c'è Piredda, che è un centrocampista, non so se avete già parlato, se io vi do i giornali, dico poco. Piredda che è un centrocampista che è il pupillo di Gianfranco Matteoli, a Cagliari, speriamo di chiudere, sono tutte cose abbastanza aperte, tra virgolette, non è che non voglio parlarne, tanto poi ne parlo sempre anche gli organi di stampa. Preferiscono parlare, sono due o tre ragazzi che siamo ancora in contesa tra noi e qualche squadra di B, e allora voglio evitare di dare delle notizie che poi dopo magari... No, era per collegarla a questo discorso fatto sulla squadra. Guarda, oggi, della squadra. Oggi abbiamo fatto... Sulle noci c'è qualche novità? Non ci l'ho confermato un 99%. Adesso manca soltanto la firma, come penso dovremmo aver chiuso sul difensore, penso in questo momento, spero, quantomeno, sul difensore destro che è Piana della Sampdoria. 94. Dovrebbe essere fatto. 20 minuti fa stavano firmando. Ok, sì. Quindi sono... Le noci dovrebbero essere fatte anche voi, cioè, ci sono quelle che abbiamo già, ci sono due anni, sono dimenticato una cosa abbastanza importante, che forse per la prima volta, anche questo non so da quanti anni, darò la statistica a qualcuno, nel controllare le statistiche a qualcuno, portiamo per la prima volta due ragazzi della Beretti, che sono Rondelli e Tappinetto, in prima squadra. Quindi verranno un po' di più di ritiro con noi, arriverà anche perché, però... molto probabilmente sia Rondelli che Tappinetto verranno aggregati alla prima squadra, poi quantomeno nel ritiro. Poi decideremo se aggregarli definitivamente alla prima squadra o se farli andare a giocare. Anche portiere c'è, no? Penso Frattini, sì.